Venite nel 2013, abbiamo con noi Marianna Annio e siamo precisamente in Puglia, anzi dici bene dove siamo di preciso. Siamo nella la Murgia è praticamente la parte centrale della Puglia ed è una zona particolarmente ricca di asperità, rocce calcaree basse, con vegetazione rada che insomma riprende un po' la macchia mediterranea. Noi siamo a Gioia del Colle e Gioia del Colle è un paese che si trova a 380 metri sul livello del mare e esattamente a metà strada tra Bari e Taranto. Qui produciamo la declinazione gioiese del primitivo che praticamente a causa dell'altitudine del nostro territorio e delle forti escursioni termiche diventa meno corpulento, meno succulento del cugino primitivo di Manduria, però nello stesso tempo in entrambi c'è una nota dominante di proprio quella del primitivo, si può dire che sono due gemelli separati alla nascita. Quindi grandi vini, territorio, autoctoni, ma vedo anche un piacevolissimo rosato. Estrosa è la nostra ultima creazione, è un rosato di primitivo. E abbiamo prodotto soltanto 1500 bottiglie perché è la prima volta che lo produciamo e abbiamo voluto fare una prova. Sembra che sia riuscita. Sembra riuscita. Lo tastiamo subito proprio davanti ai nostri amici. Naturalmente gli amici sono in freno, non l'abbiamo ancora detto, ma sicuramente è piacevole così. Belle note piacevoli di un frutto rosso, ma poi non sono invadenti, bene, mi fa molto piacere. Il suo colore è dovuto proprio alla caratteristica del primitivo, che è un vino molto ricco, è un vino vitigno molto ricco di antociani, per cui rilascia molto facilmente il colore al succo, per cui abbiamo un bel rosso, quasi un rosso vino, più che un vino, un bel cerasporo, posso dire. Al limite. Voglio anche sottolineare quanto sia importante dire di questi rosati pugliesi il colore, la tipicità del colore. Siamo abituati a vedere magari rosati con colori provenzali. Questo è un colore tipico che la Puglia vuole donare al suo rosato. Quindi non troviamo niente di strano questo rosato un po' carico, ma estremamente delizioso al naso e anche alla vista. Sì, al naso prevalgono le note portate. Però poi adesso lo sorseggiamo, è incredibilmente fresco, acido, è come una donna, esatto, è come una donna, ti seduce con la morbidezza e la grazia e la sofficità, ecco, poi è cattiva perché è una femme fatale e ti taglia con una lama finale. Poi, quando la bottiglia è nuda, si spoglia, diventa trasparente e ti viene voglia di prenderne ancora degli altri. Wow, bisogna bene con un sorso, ragazzi, non possiamo fare a meno. Altre tipicità che tu produci comunque a parte? Sì, cioè diciamo la nostra gamma solita. Abbiamo l'allegoria, che è un primitivo 100%, che non fa legno, fa esclusivamente acciaio. E è molto minerale, perché poi tra le altre cose io non l'ho detto, il nostro territorio si trova nella condizione di essere un territorio ricco di rocce calcaree. I nostri vigneti sorgono su una spalla di carbonato di calcio praticamente compatta, con soli 30 cm di terra in superficie, e quindi è ricca di ferro, per cui le piante devono scavare in profondità per riuscire a trovare il nutrimento. Le radici sono radici profondissime. Sì, esatto, sono radici profondissime. Quanti sono i tuoi ettari? Io ho in tutto 5 ettari e 40, 4 ettari e 40 nel nostro vigneto più grande, in cui facciamo esclusivamente raccolta manuale, perché abbiamo fatto un sesto di impianto particolarmente fitto, e 2x0,70, che significa che 2 metri di larghezza non permetterebbero mai di far passare una vendemmiatrice, per cui è solo forza lavoro. E poi abbiamo un ettaro di vigneto d'alberello, di questo parliamo tra 2 secondi. Volevo sottolineare anche l'olio, ho visto il tuo olio, l'ho anche assaggiato ieri e mi è piaciuto molto. Quanti abbiamo solo 120 olivi, da cui facciamo l'olio per casa, insomma. Poi dei miei clienti, dei miei noti cari amici mi hanno chiesto di imbottigliarlo per proporlo nella loro gamma. È
abbiamo imbottigliato eccezionalmente 300 bottiglie donandole esclusivamente a ciascuno di loro. Va bene. Il nostro secondo vino è un blend di primitivo e bianco. Mi metto da questa parte così ti vedo. Sì, certo. Allora, dicevo, il nostro secondo vino è un blend di primitivo aglianico, ossimoro, che mette insieme due vitigni totalmente in contrapposizione tra di loro e proprio come un ossimoro donano delle sensazioni non esplicabili materialmente, ma solo a livello percettivo. E infine, l'orgoglio della nostra produzione è il Riserva, che proviene dal nostro unico ettaro ad Alberello. L'Alberello è un tipico allevamento della Puglia, da cui produciamo ogni anno bottiglie in quantità variabile, perché chiaramente non possiamo chiedere troppo. Ed è un primitivo 100% che fa 18 mesi in tonneau da 300 litri idrovere francese, ed è un particolarmente fine ed elegante. Lo dico, non lo dico io, lo dicono tutti, non sono io la produttrice, lo dicono tutti. Ti prendiamo in parola e poi noi conosciamo. Allora ringraziamo a questo punto la nostra produttrice, ringraziamo tutta la Puglia che riesce a dare dei prodotti entusiasmanti in ogni momento dell'anno, ma soprattutto ringraziamo Pietra Ventosa, che è l'azienda che siamo andati a trovare in questa mattinata di vinite. Ancora una volta Sommelier Friend ringrazia tutti e ringraziamo anche te. Io ringrazio Sommelier Friend e Renato grazie, Robetta, che è carissimo amico. Grazie, a presto.